sono il vostro capitano Max Berro Fronzo e benvenuti a un nuovo episodio dell'Alta. Oggi è il 6 di marzo, purtroppo quasi sicuramente sforirò nel 7 perché sto iniziando a registrare che sono le 23:23, esprimo il desiderio, e di solito questa qua è l'ora in cui io comincio a praticamente editare, anzi a renderizzare il video per caricarlo in tempo per mezzanotte, quindi vuol dire che oggi siamo in ritardo, mi dispiace. Come al solito naturalmente mi ero tentato di organizzare tutto quanto per tempo, alle 9 ho detto cara Dibby adesso vado, mi metto a mangiare e faccio le mie cose così esce l'alta prima delle 11. Un cazzo, deve sempre succedere tutto quanto all'ultimo e quindi sti cazzi. Va bene, comincio immediatamente con le cose belle, brutte e bla bla che sono successe comunque sia in questo 6 di marzo. Nel 1836 avviene una delle fasi centrali della rivoluzione texana. Infatti il generale Santana dell'esercito messicano, alla testa di 3.000 uomini, dopo un assedio di 13 giorni a Fort Alamo, sconfigge i 189 volontari texani a difesa del forte, uccidendoli tutti quanti. Nel 1853 la Traviata di Giuseppe Verdi debutta al teatro La Fenice di Venezia ed è un fiascone e peggio hanno riso, come scrisse lo stesso Verdi. L'opera comunque sia avrà in seguito un successo mondiale. Nel 1869 Dmitri Mendeleev presenta la prima tavola periodica degli elementi alla Società Chimica Russa. Nel 1899 la Bayer registra l'aspirina come marchio commerciale. Nel 1902 viene fondato il Real Madrid, la società calcistica che vanta il maggior numero di coppe dei campioni conquistate. E nel 1975 infine l'età maggiore, la maggiore età in Italia viene abbassata da 21 a 18 anni. Non ho reputato opportuno trovare immagini esplicative per questa cosa perché immagino sia un concetto abbastanza facile da esprimere e che voi possiate capire senza troppa difficoltà. Nel 1475 nasce Michelangelo, scultore italiano, pittore, architetto, qualunque cosa, sapete chi sia e comunque se ne abbiamo parlato pochissimo tempo fa. Nel 1937 nasceva Valentina Tereshkova, cosmonauta sovietica e prima donna nello spazio. E nel 1972 nasce Shaquille O'Neal, centrale dell'NBA che giocò nei Magic, nei Lakers e che comunque sia divenne una leggenda nel suo campo. Per quanto riguarda i morti importanti invece, nel 1836 moriva Davy Crockett, che fu praticamente un esploratore americano e un eroe texano, che morì per l'appunto nella battaglia di Alamo che abbiamo sviscerato come primo argomento oggi. E infine nel 1888 moriva Louisa May Alcott, che era un'autrice, è stata un'autrice americana, quella là di Piccole donne. Signori, il tempo è tiranno, io comunque sia ho finito di registrare, vi ringrazio comunque un sacco per il vostro supporto, vi avviso ovviamente che domani alle 16:30 dovremo essere puntuali con la live su Twitch, vi invito qua sotto in descrizione a guardare tutti quanti i link se avete voglia di mettervi in contatto con me, e considerato che non altro è rimasto da dire, dal vostro capitano Max Berro Fronzo, adios a todos.